Difende a spada tratta la vaccinazione il vice ministro alla sanità Sileri, ospite del convegno sulla procreazione assistita alla fratta. È tempo di riprendere la sanità in mano oltre il Covid, visto che le cose stanno andando bene, al di là diciamo di bagianate che vengono dette, di guerre contro il Covid che dureranno 10 anni. Diciamoci la verità, col vaccino stiamo vincendo. Fauci, le parole che ha detto sono state da alcuni male interpretate, perché se si sente il discorso di Fauci, dice ampiamente che con il vaccino siamo protetti, il vaccino salva le nostre vite e salva le forme gravi della malattia. Se per il Green Pass nelle scuole e nei trasporti non è stata presa ancora alcuna decisione, Sileri invece ha certezze sulla scuola. Dobbiamo tendere a convincere i 220.000 docenti che non si sono voluti vaccinare, per loro stessi in primis. Abbiamo un vaccino disponibile sopra i 12 anni, due vaccini disponibili a dire il vero, perché adesso abbiamo anche Moderna, il protocollo principale prevede distanza o mascherina. I politici per primi dovrebbero incoraggiare le persone a vaccinarsi e non fare il contrario. E i leader politici dovrebbero dire vaccinatevi tutti, e io vorrei vedere un Parlamento di 1.000 deputati e senatori tutti vaccinati. E sul personale medico e sanitario? Aumentare il personale, pagarlo meglio, aumentare il grip e l'amore verso il Servizio Sanitario Nazionale affinché non vadano via, perché non vanno via solamente i laureati in medicina, vanno via anche gli specialisti e vanno via anche le persone intorno ai 50-55 anni che non raramente vanno addirittura in pensione prima perché non reggono un Servizio Sanitario Nazionale che per anni li hanno trascurati.